Ragazzi, buonasera. E purtroppo stasera arriva la sconfitta della Juventus contro la Lazio all'Olimpico. Olimpico che continua a essere per noi fatale. Che vogliamo fare? Ma non è tanto il fatto della sconfitta, perché comunque ogni tanto perdere ci sta dopo tutti i risultati utili che aveva fatto la Juventus. Purtroppo continuiamo sempre da inizio della stagione a regalare sempre primi tempi, a volte anche 60-70 minuti. Perché lo dico sempre, la Juventus ha una squadra abbastanza forte. Quando gioca da Juventus riesce a mettere sotto l'avversario, come ha fatto stasera contro la Lazio dopo 70 minuti di dominio biancoceleste, e quindi è in grado di mettere sotto chiunque. Ma purtroppo, se tu regali sempre un tempo, o se tu regali sempre 60 minuti, 65, quelli che sono, perdi le partite, o quantomeno non le vinci, le pareggi. Quindi non è tanto il risultato, ma la prestazione che non va. Ragazzi, se regaliamo un tempo contro lo Sporting Lisbona, siamo fuori, eh? Siamo fuori sicuramente, perché lo Sporting Lisbona gioca tipo la Lazio, con questi contropiedi, giochi praticamente a giocatori estrosi, lanci lunghi, contropiede, qua. Sono portoghesi, quelli sono bravi. Certo, non è Benfica, ma sembra una bella squadra lo Sporting Lisbona. Quindi, e questo è il discorso, quindi non dobbiamo regalare la partita, perché io posso capire, sai, se fossimo stati scarsi è un conto, ma noi scarsi non lo siamo, è che siamo incostanti e dobbiamo migliorare. Sta incostanza a me non piace, non piace. Quindi non sono stasera arrabbiato per la sconfitta, perché ci può stare una sconfitta, non è che le puoi vincere tutte, nessuno ha mai preteso di vincere tutte le partite, però sono arrabbiato per la prestazione, che comunque stasera la Juventus non c'era con la testa. Io infatti prima dell'incontro lo sapevo, me lo immaginavo, me lo sentivo che avremmo perso. Allora, Bremer oggi ha giocato bene. Il problema, la differenza secondo me stasera l'ha fatta il centrocampo. Perché, parliamoci chiaro, la Juventus ha solamente Rabiot come campione nel centrocampo, che stasera ha pure segnato. La Lazio aveva Luis Alberto e tanti altri giocatori forti, quindi altri campioni. Cioè, noi non possiamo competere col centrocampo del Lazio, va, parliamoci chiaro. A Anderson, dove cazzo vogliamo andare? Ah, il centrocampo del Lazio era più forte. Noi abbiamo Locatelli che è molto incostante. Fagioli, anche lui è bravo, ma è incostante. Ci vorrebbe un Pogba, ma Pogba comunque non è pervenuto. Si sa, chissà quando verrà, forse nel 2000, nel 2050, tornerà Pogba, non si sa. Che ci vorrebbe qualcuno che desse una mano, qualche campione che facesse la differenza insieme a Rabiot, perché Rabiot adesso, vediamoci chiaro, è l'unico campione del nostro centrocampo, e quindi stasera la differenza purtroppo fra Lazio e Juventus l'ha fatta il centrocampo della Lazio, e hanno vinto la partita. Per quanto riguarda l'attacco, ragazzi, l'attacco non sta funzionando, non sta funzionando, già due partite che non funzionano. Già dalla Coppa Italia contro l'Inter, e ora qua stasera contro la Lazio, Vlahovic inguardabile. Senti, Mbare, se tu non ci vuoi stare alla Juventus, vattene via, non ci stare più. E lasciamo perdere sto cazzo di modulo 3-5-1-1, 3-5-2, perché l'attaccante quando è forte, perché Trezeguet, io mi ricordo che la Juventus segnava. Una volta contro, mi ricordo, Arsenal-Juventus 3-1, quando perdemmo 3-1, Trezeguet segnò là, all'Ibory Stadium, quindi segnò là anche. Poi mi ricordo una volta quando abbiamo perso 4-1, e Fulham Juventus 4-1, Trezeguet ha segnato pure in Coppa UEFA. Che cazzo stiamo dicendo? Un attaccante è forte, quindi lasciamo perdere i moduli e anche l'allenatore. Vlahovic, non ho capito se non ci vuole stare più, non ho capito se è scarso lui, se l'abbiamo sopravvalutato, se ha avuto una stagione ad alti livelli come la ebbe una volta Gilardino nel Milan, non l'ho capito. Fatto sta che adesso è inguardabile. Riprenditi, figlio mio, se no te ne vai a giugno, te ne vai via, perché sei inguardabile. Io spero che si riprenda mille ora su infortunio. Ci voleva come pane, uno poi deve essere cattivo, così almeno gioca Milik, e almeno quello qualche gol, che ancora è tornato da poco, deve ingranare. Appena ingrana Milik, quello qualche gol lo fa. Comunque, non facciamo drammi. A me interessa vincere le partite che contano di più. Qualche partita in campionato si può perdere, interessa vincere la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, perché voglio raggiungere la finale, e i quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Queste due partite mi interessano. I quarti con lo Sporting non dobbiamo sgarrare, ora a Torino, non so se è la prima a Torino,
E la semifinale di ritorno contro il Milan a Milano. Queste due partite le voglio vincere. Attenzione, ragazzi, se no mi incazzo come una bestia. Queste due partite, poi in campionato cerchiamo di fare più punti possibili. Ci può stare che qualche sconfitta magari può capitare. Non crolla il mondo. Solo che dobbiamo cambiare l'atteggiamento e dobbiamo essere sempre, non dobbiamo concedere mai primi tempi all'avversario. Perché lo facciamo spesso in questa stagione, l'abbiamo fatto spesso. Comunque, ragazzi. Auguri di buona Pasqua a tutti, a quelli che sono iscritti su YouTube e anche ai miei followers sulla mia pagina Facebook con lo stesso nome di questo canale. Siamo arrivati a più di 900 followers sulla mia pagina Facebook, sono molto contento di questo. Su YouTube ancora siamo in pochi, siamo a 232 iscritti, se non sbaglio, no, 237 iscritti, e per me è già un traguardo perché io i video li faccio a livello amatoriale. Il mio obiettivo, pensate ragazzi, 4 anni fa era quello di avere almeno 50 iscritti, invece sono arrivato dopo 4 anni a 237 iscritti. Ne vorrei qualcuno in più. Comunque vi ringrazio lo stesso e buona Pasqua a tutti e sempre forza Juve.